Domenico Cuomo, il tuo Mimmo, è una semi new entry perché nella prima stagione l'abbiamo intravisto, in questa seconda lo conosciamo bene. Che cosa scopriamo di Mimmo? Beh, non mi posso dire ancora tanto perché non voglio evitare tutti gli spoiler del caso, ma è sicuramente molto bello per me vedere Mimmo ritornare dal professore e ritornare a scuola e quindi uscire da una situazione come quella di Rebibbia che per un ragazzo della sua età è molto pesante, quindi ritornare con i propri coetanei, studiare, essere in biblioteca e aiutare il professore con qualcosa appunto di bello e piacere. Non possiamo dire tanto, cioè, ci hai già avvisato, però il tuo personaggio potrebbe mettersi in mezzo di una coppia molto amata dai fan. Hai paura di un'ondata di magari antipatia nei confronti del tuo personaggio? No, perché diciamo che quando uno poi sul set e nella storia abbraccia tutto con amore e quindi cerca di mettere con genuinità una storia e indossarla nel migliore dei modi, poi tutto il resto diciamo che non mi compete, insomma, quindi il pubblico deciderà se piace oppure no, ma io il mio unico compito è quello di andare sul set e di fare tutto al 100%, poi è un regalo, insomma, poi se accetta o no, io sono contento lo stesso. Senti, sul set ritrovi un grande compagno, Nicola Mopà, come è stato recitare con lui su un altro set, un'altra storia. È bellissimo perché ci conosciamo da anni, quindi possiamo raggiungere delle profondità diverse magari da una persona, un attore che conosco sul set di Un professore 2, quindi ci conosciamo, abbiamo un'intesa sicuramente più solida, più grande e in scena a livello di tempi è stato molto divertente poi anche improvvisare qualcosa con lui ed è stato bello. Ti ringrazio Domenico, un saluto ai lettori di Ciak. Ciao, lettori di Ciak, vi mando un grandissimo bacio.